È una bellissima giornata di sole nella ridente cittadina di Springfield, Stati Uniti, mentre Steve Austin, durante una partita amichevole, metterà per sempre fine la sua promettente carriera nella National Football League, rompendosi una gamba. Nel frattempo, la casa di Fakir Mohamed, un pastore afghano, viene spazzata via insieme a tutta la sua famiglia dall'ennesima incursione aerea dell'esercito alleato, sempre a caccia di Bin Laden. A Rio de Janeiro, Manuel era riuscito finalmente a trovare un lavoro quando improvvisamente si schianta al suolo dal 32esimo piano. Nicola di Cesare, invece, è disperato perché non riesce a ricordare cosa c'è scritto nel capitolo 7 a pagina 65 del libro di storia dell'economia. E questo è intollerabile per una professoressa come Paola Marino. E mentre in Norvegia la signora Kari a malapena riesce a camminare a causa dei suoi 85 anni, dall'altra parte del continente il piccolo Sergei è affetto da una grave forma di cancro, regalo delle radiazioni della vecchia centrale nucleare di Chernobyl, che a distanza di 20 anni continua ancora a mietere vittime. Noi rifiutiamo l'ipocrisia antiscientifica che si sta diffondendo in Occidente. Noi esistiamo grazie all'industria, alla chimica e alla meccanica. Eppure domina un ingenuo pensiero unico. Ciò che è naturale è buono, ciò che è artificiale è cattivo. Per noi non c'è una sola morale. È forse etico fare morire o soffrire un ammalato che potrebbe essere curato con l'ingegneria genetica? Noi sposiamo un'etica che tende alla massimizzazione della felicità. Sappiamo perfettamente che la tecnologia non è sempre figlia, talvolta è figliastra. Ma allo stesso modo la natura non è sempre madre, spesso è matrigna. Spesso si dimentica che non è natura solo un prato in fiore o un uccellino che cinguetta. Natura è anche malattia, invecchiamento, morte. Noi ci impegniamo per contrastare questi aspetti della natura. La medicina rigenerativa e gli innesti cibernetici sono solo l'ultima frontiera di una battaglia che l'uomo combatte da sempre contro la condizione umana. I due scopi della scienza sono trovare la verità sul mondo e sconfiggere invecchiamento e morte. Tra 20 anni questo mondo sarà irriconoscibile. Migliorare il proprio organismo resta una scelta individuale. Nessuno sarà obbligato a vivere più a lungo o a innestare microchip sotto pelle. Per noi è portatore di una cultura di morte chi si oppone al miglioramento dell'organismo vivente e non chi vuole prolungare indefinitivamente la vita. Per capire basta il buon senso. È chiaro che la Terra ha una data di scadenza e solo il progresso tecnico può salvare la vita. Se vincerà chi vuole fermarci, l'umanità sarà prigioniera dei propri limiti e quindi destinata a finire. Ritengo che tra qualche secolo ci saranno tipologie di persone radicalmente diverse. Ci saranno esseri umani che avranno delle tecnologie all'interno del loro corpo e individui che potrebbero non essere più fatti di carne. Potremmo essere in grado di avere centinaia di copie di noi stessi, dedicate a lavorare con noi per risolvere qualcosa. E quando tutto è stato risolto, le conoscenze maturate dalle copie tornerebbero a noi. Potremmo fonderci con i computer, diventare in parte dei computer o addirittura totalmente dei computer. Che è molto frustrante e pericoloso vivere in corpi fatti solo di carne. Alcuni di noi potrebbero trasformarsi in modo radicale, potrebbero volare con le ali, oppure vivere sott'acqua. Potremmo potenziare le nostre facoltà mentali o le nostre risorse emotive. Già fra 25 anni circa potremmo avere terapie in grado di allungare la vita e combattere efficacemente l'invecchiamento. La vita media potrebbe arrivare a 1000 anni, o magari anche oltre. Noi siamo gli alfieri della tecnoscienza. Siamo scienziati, esperti di robotica, informatica, ingegneria genetica, filosofi, scrittori, politici o semplicemente studenti
che si sentono inadeguati a vivere in questo mondo. Noi abbiamo fondato un movimento che conta più di 3.500 iscritti in 110 paesi di tutto il mondo. Il transumanesimo. Il transumanista è colui che riesce a vedere un futuro migliore, al di là del mondo in cui vive. Colui che usa i mezzi disponibili per il proprio autoaccrescimento e si prepara a diventare un essere umano migliore tramite la tecnologia e il pensiero scientifico. Un essere umano perfetto. In un minuto dovresti avere 72 pulsazioni, ma ogni battito potrebbe trasformarsi in un dolore se hai mal di testa. Il giusto rimedio è Bufferin. Prendi due Bufferin, il più veloce. Funziona. Non ti ho fatto né solo di cielo, né solo di terra, né mortale, né immortale. Così, libero e creatore di te stesso, ti costruirai secondo la forma preferita. Avrai il potere, fondato sul giudizio dell'anima tua, di rinascere in forme più alte, in forme divine. Vivere a lungo diventerà entro i prossimi due decenni un traguardo non soltanto possibile, ma statisticamente probabile. Con l'aiuto della tecnologia, l'esistenza della nuova generazione sarà un'immensa pianura verde, spianata da uno schiacciasassi chimico. La nostra vita sarà scandita sempre di più dal ciclo dei farmaci e il tempo della giornata sarà battuto dall'orologio dell'aiuto chimico. Una pillola rosa al risveglio, l'azzurra prima del pranzo, quella viola per la digestione e la fucsia nel dopocena. La neurotecnologia ci consente di analizzare e influenzare il cervello umano. L'obiettivo sono le malattie cerebrali, quindi le patologie psichiatriche e neurologiche. Gli strumenti sono diventati più efficaci nel curare depressione, Parkinson, apoplessia. E la stessa tecnologia ci consentirà di andare avanti. E magari tra 15-30 anni saremo in grado di aumentare le performance dell'uomo, le capacità cognitive, la stabilità emotiva, le risorse cerebrali. Ci sono anche altre emozioni che sarebbe meglio evitare. Essere stressati quando non c'è motivo di essere stressati o ansiosi. Anche la mancanza di gioia di vivere. Tutte queste cose possono inficiare la qualità della vita. Non abbiamo bisogno di questo tipo di emozioni. Attualmente, le differenze culturali creano problemi nella comprensione tra le persone, nello scambio di informazioni, mentre usando la tecnologia queste persone potrebbero avere più fiducia negli altri e credo che si farebbero molti passi avanti in ogni settore umano. Se vuoi essere più sereno, più compassionevole e fiducioso verso gli altri, ecco qui un modo per essere più felice. Con l'avvento di nuove malattie nervose, accettiamo il rischio di uno spostamento della percezione e l'alterazione nel campo delle relazioni sociali, del lavoro, della politica. E per raggiungere l'obiettivo di un individuo neuropotenziato, non è importante che le nuove tecnologie diventino un lusso dei facoltosi, come nel caso di televisione e telefono. Aumentando la diffusione, crolleranno i prezzi. Il nostro film del futuro sarà un colazione da Tiffany farmacologico, un tour nel supermarket dell'immortalità in giro per il mondo. Vetrine illuminate e piatti girevoli ci offriranno compresse per affrontare un esame o una riunione importante, ipnotici per poter dormire alcune ore durante un tragitto aereo,
Anfetamine per poter recuperare rapidamente la reattività subito dopo l'arrivo, beta bloccanti prima di scendere sul campo da golf o da tennis per ridurre il tremore delle braccia, donepezil per aumentare l'attenzione e tonificare il cervello, modafinil per estendere la capacità di restare svegli e vigili fino a 88 ore, o il Ritalin, somministrato nelle scuole per curare malattie da deficienza di attenzione e iperattività nei bambini distratti o che non riescono a stare fermi. Tutto questo però ha qualche piccola controindicazione. Chi assume questi farmaci ha riscontrato qualche effetto collaterale come tachicardia, ipertensione, psicosi, allucinazioni, ansia, convulsioni, anoressia, interruzione della crescita, aggressività, depressione, disturbi delle funzioni sessuali, arresto cardiaco, insomma, allucinazioni. Attualmente ci sono molti scontri su Ritalin e Prozac. Alcuni ritengono che vengano prescritti con troppa facilità per il deficit di attenzione. Ma la realtà è che sono prescritti troppo poco. Le persone che traggono benefici da questi due farmaci sono molto più numerose di quelle che non ne hanno. Finalmente l'orizzonte torna ad apparirci libero. E anche ammettendo che non è sereno, finalmente possiamo di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere incontro ad ogni pericolo. Ogni rischio dell'uomo, della conoscenza, è di nuovo permesso. Le chimere sconfitte da Bellerofonte sono tornate. Nel Nevada abbiamo pecore OGM con un fegato all'80% umano. Nel Minnesota ci sono maiali con sangue umano nelle vene. E in California, alla Stanford University, il professor Wiseman ha creato topi con l'1% di cervello umano. È importante rendersi conto che l'obiettivo della scienza medica è quello di cercare di comprendere come i processi delle malattie operano a livello cellulare. Poiché non possiamo e non vogliamo fare sperimentazione sull'essere umano, cerchiamo di creare dei sostituti, mettendo le cellule umane nei topi. Questo procedimento ha offerto per la prima volta l'opportunità di studiare le malattie dell'uomo all'interno di un topo. Abbiamo messo le cellule staminali del cervello umano nei topi con lesione al midollo spinale da incidente. Le cellule sono penetrate riparando quasi tutta la lesione e i topi hanno ripreso a camminare. Non avremmo potuto fare questa sperimentazione se non avessimo potuto creare le cosiddette chimere uomo-topo. Ora, i topi che noi abbiamo trattato non ne hanno mai più dell'1%. Di fatto, non più di un decimo della percentuale delle loro cellule sono umane. Eppure ci sono persone che hanno da obiettare su questo, perché temono che stiamo elaborando una nuova creatura con un cervello umano. Il traguardo del potenziamento genetico appare sempre più vicino. Ma il confine tra salvare delle vite umane e giocare a fare Dio è sempre più sfumato. Nessuno vorrebbe vedere passeggiare per strada topi che discutono di politica o di filosofia, perché questa potrebbe essere solo una delle tante ipotesi se una cavia del professore dovesse scappare dal laboratorio. Ma l'umanità non è condivisione degli stessi geni o degli stessi pensieri. È qualcosa di più. Va oltre. Perché, potendolo fare, non dovremmo lottare per vivere di più? Per diminuire i disagi degli anziani e i costi sanitari? Per sentire meglio e pensare più lucidamente? Se le commissioni dicono di volere una moratoria, una proroga per pensarci meglio, quel paziente non si salverà, poi un altro e un altro ancora. Chi è moralmente responsabile di questa situazione? Per noi medici che facciamo ricerca, il primo dovere è la salute del paziente, non la religione, la politica dei senatori o dei personaggi religiosi.
Nonostante molte persone godano di ottima salute, alcune di loro ricorrono ugualmente ad operazioni chirurgiche. Soltanto negli Stati Uniti, nel 2005, 1,5 milioni di persone si sono sottoposte a chirurgia estetica e più di 3 milioni a iniezioni di botulino, una tossina in grado di paralizzare temporaneamente il muscolo in cui viene iniettata, riducendo le rughe di espressione. Viene chiamato il lifting dell'ora di pranzo. Peccato che l'effetto svanisca dopo 6 mesi e che i pazienti sviluppino una sorta di dipendenza psicologica che li spinge a sottoporsi a continue iniezioni. Nel frattempo, il mercato è cresciuto e ha raggiunto nel 2005 un giro di affari di circa 350 milioni di euro. Questo vuol dire solo una cosa. L'uomo ha difficoltà ad accettare l'inesorabile declino di vitalità e giovinezza. Io penso spesso al mio peso, al fatto che si ripercuote sulla mia autostima e sulle relazioni con gli altri. E se potessi prendere una pillola e non essere più grasso, la mia vita sarebbe senz'altro migliore. Per cui io credo che non si dovrebbero accantonare con facilità gli enormi benefici che derivano dalla possibilità di controllare il peso, o per esempio il genere sessuale. E di conseguenza ritengo che la società diventerebbe più bella, ma anche eterogenea, perché la gente ha opinioni diverse riguardo a ciò che è bello. E quindi ci potrebbero essere meno obesi, ma anche più persone con colori interessanti, più persone viola, verdi e così via. Se vogliamo agire efficacemente per migliorare la qualità della vita, credo che dobbiamo concentrarci sui problemi fondamentali che riducono la qualità della vita. E l'invecchiamento è sicuramente in cima a questa lista. A Los Angeles, nell'Andrews Gerontology Center, uno dei maggiori centri del mondo nel campo della ricerca sull'invecchiamento, il professor Walter Longo ha forse trovato la soluzione al problema, o perlomeno può rinviarlo di un altro centinaio di anni. La nostra teoria è che ogni organismo vive esclusivamente per il tempo necessario alla sua riproduzione. Scaduto questo termine, l'organismo comincia a deteriorarsi e naturalmente a invecchiare. Allora la questione è: ma perché sprecare tutte le nostre energie esclusivamente per riprodurci, quando di fatto ci riproduciamo soltanto poche volte? Noi abbiamo dimostrato nei sistemi modello che invece è possibile sfruttare le nostre forze per riparare e mantenere il nostro corpo in forma il più a lungo possibile, anziché utilizzarle per la riproduzione. È molto importante capire che tutte queste terapie sono mirate ad allungare la vita di persone in salute, a far restare giovani o a far tornare giovani se non si è più giovani. È come per le macchine. Non è facile far funzionare una macchina se non è in buono stato. E se sta per andare in pan, la cosa più facile da fare è quella di cercare di ripararla, riportandola alla condizione di qualche anno prima. I transumanisti non vogliono niente di meno che liberare la razza dai propri vincoli biologici. Dopotutto, la specie umana è un insieme confuso abbastanza triste, con malattie, limiti fisici e brevità della vita. L'apparente ragionevolezza del loro progetto costituisce però già una parte del suo pericolo. È possibile servirsi a piccole dosi delle offerte tentatrici della biotecnologia senza renderci conto che esse hanno uno spaventoso costo morale? La Dichiarazione di Indipendenza delle Nazioni Unite dice che tutti gli uomini sono creati uguali e alla base di questa idea c'è il credo secondo cui tutti possediamo un'essenza umana che oscura differenze come il colore della pelle, la bellezza e persino l'intelligenza. E il nucleo del progetto transumanista è proprio quello di modificare questa essenza. Io credo che fra 50 anni le persone di 120 anni saranno, se non a metà del ciclo di vita, qualcosa del genere. Voglio dire che sarà normale arrivare a quell'età e soprattutto in buona salute. La differenza più eclatante sarà che non esisteranno più persone decrepite, cagionevoli, malate. Saranno tutti giovani, indipendentemente dal numero di anni che avranno.
Se la popolazione che invecchia restasse produttiva, in salute, attiva, non sarebbe più un peso economico per la società e la qualità della vita di queste persone migliorerebbe. L'invecchiamento fa male. Abbiamo il dovere morale di fermarlo, esattamente come abbiamo il dovere morale di cercare di fermare qualsiasi cosa uccida la gente in modo orribile. Dal punto di vista religioso, qualcuno può pensare che sia come sfidare Dio, ma non è così. Se si muore a 80 anni di vecchiaia o si muore a 800 anni schiacciati da un camion, per Dio è la stessa cosa. Non si toglie a Dio la facoltà di farti morire quando vuole Lui.